siamo su Night and Television, mi devi dire il tuo nome, Mon Amour sabato notte. Giovanni. Giovanni, questa sera Mon Amour spettacolare, come l'hai trovato il locale? Bello. È la prima volta oppure? La prima volta. Fai un grande saluto agli amici di Night and Day, li invitiamo a venire qui al Mon Amour. Venite che è un bel locale. Sono piombato in uno dei tavoli del Mon Amour questa notte. Mon Amour sabato spettacolare. Sì. Facciamo un saluto agli amici di Night and Day al mio 3. 1, 2, 3. Ciao! Che ridete solo perché non vi ho scelto. Ho scelto te per l'intervista. Come ti chiami? Angelo. Questa sera cena spettacolo con Felice D'Amico. Che straordinario artista, direi, vero? Davvero bravo, ci sta facendo divertire, veramente. Un mix di simpatia e bravura davvero inimitabile. Veramente, veramente inaspettato. Veramente. Poi c'è anche la sorella Alfonsina. Lui dice che la sorella, tu ci credi? Non lo so, comunque è una voce stupenda, è veramente molto bravo. Come ti chiami tu? Melissa. Melissa, che bel nome. Avete già cenato, cosa hai mangiato? È un panino. Un panino, ti sei accontentata, però qui il panino è davvero squisito, vero? Sì, sì, molto buono, sì. Questa sera si inaugura al Mon Amour, mi raccomando ritornateci spesso, ogni sabato qui. Va bene. Un saluto alle nostre telecamere. Ciao. Ciao. A lei esordisce dicendo sei il fratello di Arisa. Non so, non so se prenderlo come un complimento, ma credo proprio di no. Mon Amour, questa sera perché? Perché per vedere lui. Per Felice D'Amico. È la prima volta che venite qua? Sì, è la prima volta. Mi raccomando, ogni sabato, da questo sabato, si continuerà con cena spettacolo e poi dopo tanta musica da ballare, quindi tanto divertimento. Col fratello di Arisa. Col fratello di Arisa. Un bacio alle nostre telecamere. Magari fratello di Arisa, sai quanti soldi? Presentavo una serata di moda e tu il tuo spettacolo, è come dire ti ritrovo esattamente come in estate, in piena forma, più scemo, bravissimo. Più scemo, no? Sono migliorato? No, no, questo no. Quando ho visto Annabella Marrazzo delle scale stavo per svenire mentre facevo lo show. Io mi posso separare se lei vuole, ci mettiamo insieme, non è un problema. Noi non vogliamo una cosa del genere. Vogliamo che tu sia sempre, come dire, così vitaminico, perché la gente che viene e trova te, trova un tesoro. Io più mi faccio vecchio e più divento giovane, ma com'è sto fatto? A capa, va bene, a capa. No, ci stiamo divertendo anche stasera, non me l'aspettavo, devo dire la verità, ero un po' scettico. E invece ho trovato tanta bellissima gente, il locale è pieno in tutte e tre le sale. Ottimo impianto, insomma si sta benissimo e fanno anche un panino meraviglioso, quindi venite qui al Mon Amour di Gennaro, che è un amico, perché è un bel locale, si sta bene, non siamo uno addosso all'altro, si sta benissimo. No, l'unica pecca di questa serata è stata la musica. C'è questa col violino, non so chi suonasse il violino stasera, ma devo dire non è stato affatto pessimo, è stato superlativo. Amici di Night and Day, vi saluto con affetto e vi do appuntamento di nuovo qui al Mon Amour, che non è il locale di Gigi D'Alessio. Però veniteci, perché io mi sono innamorato di una ragazza che si chiama Maria, che c'ha una settima esagerata. Forse mi avete fatto una ripresa, probabilmente. Forse. La sto aspettando dopo. Allora ti lascio andare. E che fa? Ciao. E come iniziare questo appuntamento in compagnia del Mon Amour se non con degli auguri speciali? Sì, è vero, oggi Pierpaolo compie gli anni, una data importante che dà anche il via a questa stagione invernale qui all'interno del Mon Amour. Quindi quanti anni compie? Beh, 30. Beh, allora sono importantissime perché sono numero pari. Infatti, un ottimo traguardo. Amici telespettatori, amici di Night and Day, voglio dirvi una cosa,
qui si parla del compleanno, si parla della prima serata ufficiale del Mon Amour, dove Felice D'Amico sta un po', come dire, facendo impazzire tutti i presenti a questa cena spettacolo. Ma mentre tutto questo accade, si sta lavorando molto sulla immagine di Gennaro Capaldo. Ebbene sì, un volto per la Rai, un volto per un reality, qualcuno che farà la differenza, è vero? Beh sì, diciamo che siamo, ecco, è arrivato Felice. Cade a fagiolo. Cade a fagiolo, direi. Dicendo, a proposito di questo interessante provino, dove secondo me un giorno mi farei l'autografo sulla mano. Magari, speriamo, insomma. Racconta questa esperienza. Facciamo le dita fino a gennaio, che niente, in pratica ho partecipato ad un casting per un reality che andrà su Rai 1 ad aprile. E in questo casting si ricercavano varie figure professionali, come tu ben sai. Io faccio anche il filmmaker e tra questi. Ma dottor italiano, come ne intende notte e giorno, non l'aspetto dietetico, bensì. Operatore video. Niente, ricercavano tra le varie figure professionali anche un filmmaker e mi sono presentato così a questo casting. Noi augurandoci che tutto avvenga nel migliore dei modi, e dunque tu partirai per Roma, no? Per Milano, non si sa. E quindi diventerai un personaggio famoso. Per Paolo, al Mon Amour capiterà comunque qualcosa di carino anche se lui non c'è. Assolutamente sì. Noi abbiamo iniziato questa sera con Felice D'Amico, l'avete visto prima, è arrivato e si è introdotto in trasmissione senza autorizzazione. Poi il 23 ci saranno i Sanacore, il 31 ad Halloween avremo delle collaborazioni importanti con due locali, il Matis di Bologna e il Ruvido, con due ospiti importantissimi che creeremo la collaborazione. La nostra festa si chiamerà Revolution, quindi questa festa sarà poi itinerante, quindi partirà da qui come location salernitana e si sposterà poi in tutta Italia. A tal proposito, tu ti sei cimentato nell'organizzazione di una programmazione che voleva stravolgere comunque la solita serata. Stasera c'è uno spettacolo e poi ti sei voluto organizzare questa serata direttamente da Bologna, perché so che tu di solito sei in giro e porti le idee nuove qui. Sì, diciamo che nel corso degli anni ho girato un po' per i locali, non solo del Salernitano, ma locali un po' in tutta Italia, partendo da Villa delle Rose a Bologna, Doc Show. Poi tra l'altro ho fatto anche una tappa fuori dall'Italia, quindi abbiamo visto un po' life anche Stoccarda. Immagine fondamentale per poter avere una struttura di qualità, perché l'immagine, insomma, la dice lunga. Assolutamente sì, anche perché noi cercheremo in quest'annata, in questo autunno, di mettere insieme la qualità della serata con la qualità dell'immagine, con un prezzo quanto più competitivo è possibile, perché noi creeremo una formula del mangia e bevi, quindi con 10 euro ci si mangerà e si potrà bere, tutto in una sola formula per le persone che arriveranno prima di mezzanotte. Quindi in realtà, e poi chiaramente offriremo prima musica live e poi musica dance, quindi creeremo una serata comunque con tutti quelli che sono i pezzi fondamentali di una serata che può essere comunque chiamata da qualità. Benissimo, allora noi vi aspettiamo, prossima data? Sabato 23 con i Sanacore, musica live e poi la musica dance, e il 31 la grande festa Revolution con i due nostri ospiti da Bologna. Benissimo, è davvero tutto qui dal Mon Amour, noi tanti vi aspettiamo a Pierpaolo, scena superiore, tanti auguri ancora a Pierpaolo e un in bocca al lupo a Gennaro. Ciao ragazzi, qualche istante fa abbiamo avuto modo di incontrare i nostri amici dove festeggiavano compleanni, un in bocca al lupo per esperienze televisive, ma quello che conta è parlare del Mon Amour. Mia cara benvenuta, cosa importante, io so che il Mon Amour si appresta ad altre trasformazioni e ne so che ne sono tante. Sì, buonasera prima di tutto, penso che già Gennaro ha detto tutto, il nostro direttore artistico vi ha spiegato tutta la nostra programmazione invernale. Poi c'è da dire anche che il bar è aperto dalla mattina dalle 6 fino all'orario continuato fino a mezzanotte. Poi a mezzogiorno. Prima novità. A mezzogiorno, all'una facciamo aperti anche come pranzo, la sera siamo aperti come paninoteca e poi tutta. Addirittura fate il caffè, quindi è anche punto bar. Sì, come punto bar, come caffetteria venite a provare il nostro caffè Mon Amour. E prima di concludere e ricordare dove ci troviamo, è importante dire che, visto che sono tanti gli eventi che si festeggiano in una vita, io penso che qui si possa festeggiare compleanni, battesimi, laurea
eccetera eccetera. Sì, tutte le feste che volete potete venire da noi. Prenotando allora, al numero 081 514 47 77 o al 347 6907 316. Mon Amour, dove si trova? Via Nazionale 263 Nocera Superiore. Salutiamo gli amici di Night and Day? Sì. Ciao. Ciao.